Ragazzi, vi faccio un video qua per YouTube dove vi voglio raccontare la mia storia ed è il primo giorno del diario di una chemio. Questa mattina mi hanno messo un catetere sul, sul polso per poter iniettare il trattamento di chemioterapia. Sono due medicine per circa un'ora e mezza che fanno circolare nel sangue e tutto il corpo e per questa questa terapia si chiama appunto chemioterapia coadiuvante o in inglese la chiamano anche eh, preventive, cioè preventiva sostanzialmente perché il mio tumore specificatamente, eh, il tumore al seno che ho già eh, tolto con una chirurgia, è stato eh, rimosso, non c'erano eh, metastasi, non c'erano cellule attorno al tumore. Maligne, hanno tolto anche tre linfonodi che sono, diciamo, come se fossero delle sentinelle per capire se sono passate delle cellule tumorali attraverso appunto questi linfonodi, questi filtri. Ed erano clean, come dicono in Inghilterra, quindi eh, solamente per la forma, la grandezza e la tipologia del mio tumore mi hanno consigliato di fare comunque la, la chemioterapia, non obbligata, ma molto altamente consigliata. E volevo raccontarvi il primo giorno perché io la notte scorsa non ho dormito per niente, sia perché dal giorno prima della chemioterapia, cioè da ieri, eh, mi hanno dato delle medicine contro eh, diciamo, il mal di stomaco, che mi potevano poi dare altre medicine, e mi hanno dato de, ehm, delle medicine per farmi tirare su diciamo, di energia, perché la chemioterapia tende molto ad abbassarti le difese immunitarie, l'energia, ti senti molto spossata e stanca. Quindi mi hanno dato degli steroidi, veramente degli steroidi, che devo prendere il giorno prima, il giorno della chemioterapia e quella dopo. E volevo raccontarvi un po' com'era andata, perché la cosa che mi ha fatto anche dormire poco questa notte, cioè la notte prima della chemioterapia, era proprio il fatto che non sapessi a cosa andavo incontro. Io devo fare quattro cicli di chemioterapia, il primo, poi dopo passano tre settimane, cioè ogni tre settimane ne devo fare uno. E, ero molto spaventata, agitata, nonostante mi avessero telefonato, sto facendo tutto a Londra in cliniche private perché abbiamo un'assicurazione medica che ci copre tutte le spese, grazie al cielo. E, e quindi abbiamo potuto anche fare tutto molto velocemente, cioè sia la chirurgia, tutte le visite, esami del sangue, non vi dico quante cose ho dovuto fare per questa rimozione di questo tumore al seno. Eh, sto facendo la fisioterapia e, e tante altre cose che poi vi racconterò nel tempo, non tutte oggi. E volevo dirvi appunto che mi hanno messo un casco adesso vi metto la foto qua se riesco, eh, refrigerante, refrigerante, cioè era una, proprio una cuffia di gel freddo da 0 a gradi e sopra una cuffia eh, per tenerla stretta ai capelli. Infatti, ho tutti i capelli pieni di crema perché mi hanno messo un balsamo sopra che serve sostanzialmente a non far circolare la, la chemio, quindi il trattamento, anche sui bulbi insomma, dei capelli e cercare di farli cadere il meno possibile, perché uno dei side effects, gli effetti collaterali peggiori della chemioterapia, come ben sappiamo, è la caduta di peli, capelli. Io mi sono fatta il micro-blinding eh, per cercare se mi cadessero. Dovessero cadere i peli delle sopracciglia, cercare di avere comunque una forma delle sopracciglia cioè, e sto cercando anche di fare tutte le tecniche possibili e immaginabili per non farmi cadere i capelli o quantomeno meno possibile. Questo mi è nato però la prima mezz'ora che l'ho avuto, ehm, dove ti mettono solo il casco e dopo ti fanno la, la chemioterapia. Ho avuto un po' di giramenti di testa, devo dire la verità, però gestibili. Dopo 45 minuti del casco mi hanno infilato effettivamente il catetere e quindi un'ora e mezza di diciamo appunto chimiche, eh, medicine eh, intraveine, quindi nelle vene, e dopo, dopo quella mi hanno tolto il catetere e altri 45 minuti di coffia eh, fredda, lo scalping, cooling. Ma volevo raccontarvi, poi io avevo molta paura di rimanere molto male, cioè di stare male, di avere nausea, vomito, mentre mi facevano... La chemioterapia ma no non ho assolutamente sentito niente È come quando ti fanno una flebo di acqua sostanzialmente per idratarti quindi non ho sentito assolutamente niente mi ha dato un pochino di gira un giramento di testa questo questo freddo che avevo in testa ma anche quello gestibile mi sono portata una sciarpa di lana perché mi avevano detto che poteva venirmi anche il torcicollo ma non mi è venuto e quindi sostanzialmente sono stata su questo lettino fondamentalmente due ore, due ore e mezza mi hanno portato anche da mangiare, da bere avevo portato un libro da leggere le ho trovate tutte sulle, se volete insomma vedere nelle storie di Instagram racconto passo per passo le cose che mi succedono e volevo un po' eh, nel mio caso adesso che sono tornata a casa quindi a circa quattro ore dalla fine della chemioterapia sto cominciando ad avere un po' la gola secca la, la bocca secca e un pochino di giramenti di testa, e sento un qualcosa sullo stomaco che sembra più quasi una sensazione di fame più che nausea. Però appena ho appena mangiato un muffin quindi non credo che sia fame. Comunque un po' di trambusto nello stomaco, ce l'ho. Chiaramente bisogna molto riposare e il giorno prima, il giorno della chema, il giorno dopo ti danno dei, dei medicinali per tenerti l'energia alta. Quindi, in conclusione, non ho per il momento dei grandi effetti collaterali. Dicono che eh, comunque la prima settimana devi stare molto tranquilla, seppur la mia fisioterapista mi ha detto cammina, fai una camminata leggera però tutti i giorni, cerca di fare un po' di fisioterapia comunque, sia per il braccio perché ho tutte ancora comunque la mobilità del braccio non completamente normale. Sia per le gambe e fare una passeggiata intorno alla casa, intorno al tuo quartiere, leggera ma tutti i giorni. Cerca di fare movimento e bere tantissima acqua, molto di più di quella che bevi normalmente, sia perché comunque ti sentirai la pelle secca, la gola secca e, e ti serve anche a drenare un po' della chemioterapia che ti è stata eh, insomma, messa nelle, nelle vene e nel corpo in generale. Quindi bisogna bere tantissimo. Io vi racconterò se volete, lasciatemi sotto un commento, se volete un like, um, anche un commento di forza e coraggio, mi andrebbe benissimo, come lo state già scrivendo tantissimi su Instagram e vi ringrazio veramente perché la vicinanza della community per me è fondamentale per prendere questa, questa ennesima uh, sfida della vita nelle migliori delle ipotesi. Io vi racconterò tutto quello che mi succederà perché penso che la condivisione sia... Voler bene alle persone che cercano magari questo argomento, io ho cercato anche e quindi seguitemi in questa nuova avventura. Un abbraccio a tutti.